Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Prima del 1969. Io lo vivevo in una maniera molto marginale, poiché lavoravo in casa e quindi non partecipavo a quelle che erano i moti e le rivendicazioni varie, solo per sentito dire. Sentivo molto gli studenti che raccontavano delle contestazioni sia operaie che loro, però ero sempre ai margini, ero sempre in casa. Il 12 dicembre è stata la giornata che ricorderò per tutta la vita. Ho telefonato a mia suocera e lei mi ha detto: ma è scoppiata una bomba alla banca dell'agricoltura. Poi dopo, verso mezzanotte, sono arrivati questi due giornalisti che mi hanno detto che mio marito era caduto da una finestra. Ho telefonato in questura immediatamente chiedendo del dottor Calabrese, dicendogli: due giornalisti mi hanno detto che mio marito è caduto dalla finestra, perché non mi avete avvisato? E lui mi ha risposto: ma sa signora, siamo molto occupati. E io ho rivisto mio marito solo su quella barella, morto. E c'è stato il giorno dei funerali. Le bambine non c'erano al funerale. Raccontando loro che cosa? Quello è stato un altro dei momenti più duri. Ho detto alle bambine che il padre stava male ed era in ospedale. E poi verso sera ho detto: non ce l'ha fatta. Ed è stato tremendo sentire una piangere disperatamente e l'altra dirmi chi è stato. Ho sofferto moltissimo. Ma nonostante ciò, continuo a credere in uno stato di diritto e che la giustizia diventi veramente giustizia. Anche per tutti gli altri casi che sono successi in Italia, che hanno veramente sconvolto l'opinione pubblica. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra. Una spinta e Pinelli va giù. Lotta dura senza paura! Lotta dura senza paura! Lotta dura! Io nel 1969 avevo 8 anni. Dell'epoca ricordo le persone che venivano in casa e ne parlavano soprattutto. A 16 anni era stata staffetta partigiana nella Brigata Franco. Ha sempre avuto questo senso di giustizia profonda, di senso di legalità, e molto presto abbraccia gli ideali anarchici. Di quel 12 dicembre ricordo che io e mia sorella stavamo correndo a casa. Di quel 12 dicembre mi ricordo noi che torniamo a casa e facciamo le scale di corsa. La porta era spalancata e io mi ricordo di essere rimasta ferma sulla soglia della porta e aver assistito a questo sfacelo che c'era roba dappertutto, tutta buttata per terra. Il poliziotto dice a un altro brigadiere: qui ci sono ancora carte, c'è ancora tanta carta. Aprono i regali di Natale che erano stati nascosti dentro l'armadio. Per distrarci ci lesse il topolino. E nel topolino c'era un quiz, se lo sai rispondi. E avevamo risposto a quelle domande e una non riuscivamo a risolverla. E lo abbiamo detto: beh, quando torna papà poi... Poi
nessuno fu mai chiamato a rispondere della morte di un innocente trattenuto illegalmente in questura per 3 giorni. Il fermo poteva durare 48 ore, durò oltre 72 ore. E ciò nonostante, lei, Claudia Pinelli, ha fiducia ancora nella giustizia italiana? È molto difficile come domanda. Io ho fiducia nella verità. C'è una verità storica e noi portiamo avanti la verità storica. Di fronte a una mancata verità giudiziaria su tanti morti e su tutte le stragi. Sor Questore, io ce l'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia nella libertà. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore.